Sì, comandante. Torna al lavoro, Presley. Signor, sì. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Dopo anni di difficoltà finanziarie, la Exogeni ha annunciato che la sua colonia di ricerca su Pheros sta producendo i primi profitti. Una serie di nuove scoperte e il grande sforzo di colonizzazione hanno finalmente ripagato la Exogeni. Il valore delle azioni Exogeni è aumentato sensibilmente in seguito all'annuncio, con profonda soddisfazione degli investitori. Salve, comandante. Mi mostri cos'hai in vendita? Le mostrerò la nostra merce migliore, comandante. Si serva pure. Salve, comandante. Felice di rivederti, comandante. Nei prossimi notiziari, Emily Wong indaga su possibili casi di corruzione nella cittadella e scopre un'organizzazione criminale pienamente operativa. Ehi, comandante Shepard!
Lieto di rivederla. Le serve qualcosa? Devo andare. Certo, di sicuro sarà molto occupato. Ci vediamo, comandante. Sì, comandante, posso fare qualcosa per lei? Lei è un medico? Com'è finita qui, sulla cittadella? Ero venuta qui con i miei genitori. Mio padre era un medico dell'Alleanza. Ho scelto di seguire le sue orme, ma non nell'esercito. Curare i soldati feriti non è mai stato il mio sogno. Mi faccia vedere cosa è in vendita. Certamente. Benvenuto al Flats. Certo, posso rimborsarti se vuoi. Grazie, non ha mai funzionato. Ehi, perché lui lo rimborsi? Ecco, la somma sarà versata direttamente sul tuo conto. Ehi, lo hai rimborsato? Ascolta, ti ho detto che questo l'ho comprato qui. Perché non vuoi risarcirmi? Non posso senza una... Lo so, senza una ricevuta che dimostri l'acquisto. Non c'è posto migliore per comprare Bentornato, terrestre. Ti servono rifornimenti in vista del tuo ritorno alle colonie? Fammi vedere cosa vendi. Benissimo. Sono sicuro che troverai qualcosa di interessante. Comandante, finalmente sei tornato. Ho avuto un'idea e forse potresti aiutarmi. Cosa devi dirmi? Non credo che uno spettro basterà a difendere tutte quelle colonie umane sotto attacco. Che ne dici se diventassi anch'io uno spettro? Perché vuoi diventare uno spettro, Conrad? Perché voglio dimostrare al Consiglio di cosa siamo capaci noi umani, proprio come te. Sarei perfetto come spettro. So che hai paura a fidarti della gente dopo aver perso la tua squadra su Acuze, ma non ti deluderò. E tua moglie, Conrad? Anche lei si fida di te. Hai intenzione di deluderla? Cosa?
Non capisco. Lo sai perché riesco a fare questo lavoro? Perché so che a casa ci sono delle persone che mantengono forte l'umanità. Forse hai ragione. Mi sono montato la testa. Volevo solo aiutarti. Ora me ne torno a casa. Grazie per avermi fatto capire. Sì, umano? Ti serve qualcosa? Fammi vedere cos'hai. Oh, penso che ne sarai soddisfatto. Ho davvero dell'ottima merce, vedrai. Sì, umano? Ti serve qualcosa? Fammi vedere cos'hai. Oh, penso che ne sarai soddisfatto. Ho davvero dell'ottima merce, vedrai. Oh, al diavolo il Presidium. Questo posto è 100 volte meglio. Come può questo umile servitore esserti utile? Devo andare. Arrivederci, comandante. Comandante, è bello vedervi ancora. Volete vedere qualcuno dei fantastici oggetti del sottoscritto oggi? Mostrami la tua merce. Oh, il sottoscritto è molto contento di farlo, umano. Non resterete deluso. Mostrami la tua merce. Oh, il sottoscritto è molto contento di farlo, umano.
bello vedervi ancora. Volete vedere qualcuno dei... Mostrami la tua merce. Oh, il sottoscritto è molto contento di farlo, umano. Non resterete delusi. Benvenuti al terminale turistico 1 del Presidio. All'estremità di questo livello potete vedere la torre della cittadella, dove il Consiglio si riunisce regolarmente per discutere questioni di rilevanza interstellare. Arrivederci. Arrivederci e grazie per aver usato Avina. Spero che si diverta sulla... Posso fare qualcos'altro per lei, comandante? Farò meglio ad andare. Ti auguro una buona giornata. Ho letto il suo rapporto su Feros. Se avessimo saputo del Torian, la Exogeni non avrebbe mai avuto il permesso di fondare una colonia sul pianeta. Grazie al cielo, è riuscito a salvare la colonia. Non possiamo permetterci troppi fallimenti nella fascia. È la nostra principale area di espansione. Fa parte del mio lavoro, ambasciatore. A volte la invidio, comandante. Può viaggiare in tutta la galassia e agire come meglio crede, senza mai preoccuparsi delle conseguenze a lungo termine. Di quelle me ne devo occupare io. Devo pensare in grande allo scenario interstellare che molto spesso è piuttosto sgradevole. Non farci caso, Shepard. A volte l'ambasciatore può essere un po' cinico, i politici sono fatti così. Sì, comandante. Mi sa dire qualcosa di Birmeier? Mi dispiace, Shepard. Non ne ho mai sentito parlare prima. Dovrai andare laggiù a controllare di persona. Che cosa mi sa dire di Noveria? Noveria vuole dire guai, da sempre. L'intero pianeta è sostanzialmente la base operativa di corporazioni che conducono ricerche illegali. Guardati le spalle laggiù, Shepard. Su Noveria gli spettri sono l'unica autorità della cittadella rispettata, ma non sono certo ben visti. Devo andare. Sarò qui, se avrai bisogno di qualcosa. Non riesco a credere di aver trovato lavoro qui. Questo posto è fantastico. Salve, comandante. Posso fare qualcosa per te?
Di cosa si tratta? Informazioni, più che altro. Vuoi sapere qualcosa sui posti più interessanti che puoi trovare qui attorno? Che cosa è Shaira? La consorte. Intrattiene i clienti che possono per... Buona parte dei diplomatici è una donna estremamente potente, ma anche molto rispettata. Arrivederci. A presto, comandante. Buona giornata. Ti ringrazio per l'aiuto, Shepard. Salve di nuovo. C'è qualche problema? Non rilevo ancora alcun segnale dalla cimice. Non ho intenzione di piazzare questa cimice. Mi sembra una pessima idea. Perché no? I controllori hanno bisogno di qualcuno che racconti la loro storia. Il pubblico deve sapere. Tutto è sotto controllo. Era veramente preoccupata o sperava solo di fare audience? Ma cosa dice? Io sto cercando di proteggere la sicurezza pubblica. Io voglio aiutare le persone. Dovrò ripensare alla mia storia. Forse se li presentassi come lavoratori instancabili in un lavoro ingrato mi concederebbero un'intervista. Ecco, grazie per aver indagato e per le informazioni. Ora andrò a parlare con il mio editore. Ci siamo. Ecco il cuore della cittadella, il simbolo del potere galattico. Mi gira la testa solo a pensarci.
Una squadra di scavo Salarian è incorsa in un problema inaspettato dopo aver scoperto delle rovine Protean. Dei manifestanti Anar hanno bloccato l'accesso al sito, sostenendo che i manufatti degli Illuminati, così chiamano i Protean, non devono essere toccati. La squadra di scavo si è quindi rivolta ai rappresentanti Anar della cittadella per raggiungere una soluzione diplomatica. Restate in attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione in corso. Registrato. Ufficiale comandante a bordo. Ufficiale Presley cede il comando.
Mi muovo! Attenzione! Tutto a posto.
Arrivo.
Ti servono rifornimenti? Fammi vedere cosa vendi. Subito, comandante. Thank you.
Thank you.
Assaggiate questo! Ci attaccano! Perimetro sotto controllo. Thank you.
Salve ancora, comandante Shepard. Sono in debito con te. Ora che i miei ex colleghi sono morti, questo sindacato è tutto mio. Senza di te non ce l'avrei mai fatta. Li ho uccisi perché se lo meritavano. Ora mi toccherà arrestarti. Non credo proprio che sia necessario. Sotto la mia guida, questa organizzazione si limiterà al gioco d'azzardo e al contrabbando di tecnologie illegali. Questi crimini non sono degni della tua attenzione, ma se insisti, sappi che i miei assistenti sono ben equipaggiati per affrontarti. Questa banda è nota per il traffico di droga e schiavi. Ormai è troppo tardi per rifarsi un nome. Forse hai ragione. Quei due idioti hanno infangato questa organizzazione in modo irreversibile. Se sciolgo la banda, posso andarmene liberamente. Non sono arrivata fino a questo punto per farmi arrestare. Preferisco morire piuttosto che finire in prigione. E sicuramente ucciderei chiunque voglia sbattermi dentro. Allora, affare fatto? Sei libera di andare. Non voglio rivedere mai più questa banda, altrimenti... Non succederà. Non sono così stupida da fregare uno spettro. Ora, scusami, i miei uomini diventano piuttosto nervosi alla vista delle uniformi. Addio, Shepard.
Grazie, grazie per avermi salvato da quelle cose. Comandante, è lui, è il dottor Saleon. Cosa? Il mio nome è Hart, dottor Hart. Tiratemi fuori di qui, per favore. Sei sicuro che sia lui? Assolutamente. Questa volta non potrai scappare, dottore. Mi piacerebbe strapparti tutti gli organi interni, ma purtroppo non c'è tempo. Sei pazzo? È pazzo! Per favore, non lasciare che mi faccia del male! Lo ucciderò io, Garrus. Siete tutti pazzi! Perché l'hai fatto, Shepard? Mai esitare quando il nemico è a portata di tiro, Garrus. Ho capito. Beh, direi che qui abbiamo finito. Grazie, grazie per avermi salvato da quelle cose. Comandante, è lui, è il dottor Saleon. Cosa? Il mio nome è Hart, dottor Hart. Tiratemi fuori di qui, per favore. Sei sicuro che sia lui? Assolutamente. Questa volta non potrai scappare, dottore. Mi piacerebbe strapparti tutti gli organi interni, ma purtroppo non c'è tempo. Sei pazzo? È pazzo! Per favore, non lasciare che mi faccia del male. Uccidilo, così potremo procedere. Volentieri. È arrivato il tuo momento, macellaio. No, per favore, per pietà! È stato gratificante. Bene, ricordati questa sensazione. Dovrebbe essere sempre così. Certo, comandante. Beh, direi che qui abbiamo finito. Thank you.
Comandante, io... cosa posso fare per te? C'è qualcosa che ti turba? Si tratta di Saren. Comincio a chiedermi se riusciremo mai a trovarlo. È sempre un passo avanti a noi. E poi a quei dannati Geth. Ci stiamo avvicinando, Garrus. Lo troveremo. Vorrei avere la tua fiducia. Non riesco a sopportare il pensiero che possa cavarsela dopo tutto ciò che ha fatto. So che stai facendo del tuo meglio. E so che se c'è qualcuno che può fermarlo, sei tu. Ma se posso fare qualcos'altro per essere d'aiuto, qualsiasi cosa, dimmi che cosa vuoi che faccia e io lo farò. Comprendo la tua preoccupazione, ma lo troveremo. Tu cerca solo di essere pronto per quel momento. Sì, signore. Sarò pronto. Posso chiederti una cosa, comandante? Di cosa si tratta? Temi che il Consiglio stia proteggendo Saren. Voglio dire, finora non hanno fatto molto. Che succede se lo troviamo, lo portiamo alla cittadella e loro si rifiutano di agire? Sembra che tu abbia qualche idea sulla faccenda. Dimmi quello che pensi, Garrus. Beh, forse... forse non dovremmo correre questo rischio, comandante. Secondo me è troppo pericoloso tenere in vita Saren. Potrebbero accadere troppe cose. Potrebbe fuggire, o il Consiglio potrebbe lasciarlo andare. Se lo troviamo, cioè quando lo troviamo, assicuriamoci di fermarlo davvero, in modo definitivo. Dipenderà dalla situazione. Deciderò soltanto quando lo vedrò nel mio mirino. Direi che è giusto. In ogni caso, comandante, io sarò al tuo fianco. Ti servono rifornimenti? Fammi vedere cosa vendi. Subito, comandante. Ti servono rifornimenti? Fammi vedere cosa vendi. Subito, comandante. Thank you.